Amici di Braciami Ancora, oggi video diverso dal solito. Sì, e anzitutto mi trovate seduto, che è una cosa rara. Io da quando stavo all'asilo non riesco a stare seduto, devo sempre stare in piedi. Ok, un professore diceva: Ruschioni, se la cocaina ti vede si eccita lei. Quindi scalo di 3 marce, video di Braciami Ancora, insolito, quasi rallentato. Dove sto? A Grottaglie, che è provincia di meno 3, meno 2, meno 1, Taranto. Allora, con chi sto? Sto con Francesco Camassa. Alcuni potrebbero dire: Camassa, ma chi è costui? Altri invece già stanno lì e aspettano, sono sicuro che si vedranno tutto il video. Allora, Grottaglie, provincia di Taranto, si trova, a mio parere, uno dei migliori macellai d'Italia. Non lo dico io, non lo dice Michele, non lo dice Braciami Ancora, lo dice il curriculum. Allora, io vado a memoria, tu sei stato premiato miglior macellaio. Sono stato premiato come un po' dei titoli, no? Un pochetto sì, diciamo di sì. Sono stato premiato come uno dei 6 migliori macellai al mondo in occasione del contest del World Butcher Challenge svoltosi lo scorso anno. Uno dei migliori 6 macellai al mondo. Bene. Diciamo che comunque a livello di curriculum un bel po' di roba appesa ce l'abbiamo, perché dopo tanti anni sul pezzo, dopo tanti anni sull'onda, diciamo che comunque un po' ci siamo fatti vedere in giro. Qui mi verrebbe da parafrasare Mario Brega in un film di Verdone, dove diceva al figlio Ruggero, il figlio di fuori: Ruggero, questo non è un prete, nome di chiesa, con due palle così. Quindi ragazzi, questo non è un macellaio, è un macellaio. Cioè, non è un semplice tagliatore di bistecche, ma è un macellaio con due palle così. Questo migliore esempio. Poi che altro c'è? Sai, coach della nazionale italiana macellai pure. Sì, sono anche, no, quest'anno perché comunque sia il doppio ruolo non era più possibile per quanto riguarda il nuovo contest che avverrà l'anno prossimo a Sacramento, e abbiamo nominato coach della nazionale Fabrizio Gasparini, nonché mio carissimo amico come tutti i ragazzi di squadra. Io sono rimasto capitano della nazionale macellai e si è, diciamo, è già partita l'avventura per Sacramento 2020. A me questi contest, queste gare di cucina non entusiasmano particolarmente, però già che ci sia l'Italia che venga a fare delle gare di macelleria, assolutamente mondo, sì, è giusto, è che l'Italia venga fuori. Okay, perché poi sicuramente c'è qualche aspetto positivo, sì. Però diciamo, a me personalmente non mi fanno impazzire. Poi però tu c'hai un curriculum della Madonna, perché sei uno dei maggiori esperti sulla frullatura della carne. Insomma, tornando a Mario Brega, due palle così. Nell'immaginario collettivo, sì, vedi come sto cominciando a agitare. Nell'immaginario collettivo, l'italiano medio posiziona, insomma, il miglior macellaio posizionano in Toscana. Assolutamente. Prima domanda: come si diventa tra i 6 migliori macellai del mondo a Grottaglie, provincia di Taranto? Ah, questo non lo so, semplicemente perché io, insieme a tutta la squadra, abbiamo fatto un lavoro dove all'interno dell'area di lavoro erano presenti quei giudici che andavano a valutare su ogni singolo elemento quelli che erano i movimenti, le loro linee di lavoro, il disosso e quant'altro. Però lì parliamo allora dell'aspetto legato alla gara. Alla gara. Allargando, per fine tu sei tra i 6 migliori macellai del mondo. Diciamo che comunque da Grottaglie come cavolo hai fatto? Diciamo che comunque ho dedicato tantissimo, ma tanto 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 del mio tempo a quello che è la sperimentazione, a quello che io sono partito con la maturazione delle carni circa 22 anni fa, in questo momento 23 per la precisione, abbiamo cominciato 23 anni fa, ho cominciato nel mio piccolo. Mo, non mi vorrei sbagliare, ma 23 anni fa c'era ancora la lira, no? Assolutamente sì, ancora la lira, perfetto. Tu hai iniziato a pensare alla frullatura della carne 23 anni fa. Perché non ho cominciato a pensare, perché io comunque già all'epoca mi guardavo intorno e vedevo che fuori da quelle che erano le classiche nostre mura italiche, questo modo che loro avevano di lavorare e di portare avanti la maturazione. Poi che cosa è successo? Quali erano i paesi di riferimento? In questo caso tantissimo, ho guardato tantissimo l'America, ho guardato tantissimo anche l'Inghilterra. Qui la cultura anglofona, chiamiamola assolutamente così. Assolutamente sì. I paesi anglofoni. Assolutamente sì. Ho guardato soprattutto loro, solo che poi una volta innescata la miccia, che cosa è successo? Ho dovuto attingere a quelle che erano le esperienze precedenti. Sì. Che mio padre aveva avuto con suo fratello maggiore e suo fratello maggiore aveva avuto tramite il papà. Perché tu vieni da una famiglia di macellai? Assolutamente sì, proprio non più tardi di circa 2 settimane fa
sono venuto in possesso di un documento datato 1860-1870 circa, dove i due pizzicagnoli del paese erano il mio bisnonno con il fratello, Tommaso Domenico. Quindi ci sono la tradizione. Assolutamente sì. Però, diciamocelo francamente, è pieno di gente che c'ha il nonno macellaio, il papà macellaio, però non arriva a quei livelli tuoi. Il discorso è un altro, bisogna... A mio avviso, amare realmente quello che si fa, fare il proprio lavoro con passione, e poi queste sono quelle cose che avvengono man mano che il lavoro va avanti, perché quando ci metti dentro l'anima, ci metti dentro l'amore, ci metti dentro la passione e soprattutto quel pizzico di curiosità che a volte sfocia anche in follia, ti porta ad avere quei risultati. Assolutamente sì, ti porta ad avere questi risultati. Perché questo è il tuo paradigma. È un paradigma che uno può, anzi no, senza può, è un paradigma che uno deve trasportare anche in altri contesti. Certo. In altri contesti. Cioè a un certo punto tu ti sei accorto che bisognava inserire un valore aggiunto, però questa terra, questa regione, l'Italia non te lo dava sto valore aggiunto. Assolutissimamente no, perché il discorso è anche un altro. Quello che io ho potuto fare in una terra, in un piccolo paese sperduto al sud, sud, sud dell'Italia, diversamente fosse stato fatto, come hai detto te poc'anzi, in centro, in Toscana, facendo un'esperienza e facendo un lavoro del genere, sicuramente avrebbe avuto ben altri risalti. Allora, per arrivare da lui, io e il mitologico Giacomo ci siamo fatti, diciamo, inserendo pure le soste all'autogrill, 6 ore e un quarto. Assolutamente, a Roma, a Grottaglie, c'erano 6 ore. Perché è strano per quanto possa sembrare, ma tutti, chiunque viene giù in Puglia, la cosa più bella qual è? Che non appena vedono il cartello Puglia pensano di essere arrivati. Per arrivare a destinazione è lunga. Ti mancano 500 chilometri. Puglia è lunga. Tantissimo. È lunga. Quindi bisogna trasportare questo tuo approccio, io lo trasporterei a tutti i settori. Certo. Però è bellissimo come nel 2019 tu riesci a trovare le eccellenze sparse per l'Italia. Ok, ci sono i centri di raccolta, Roma, le grosse città. Le grosse città lo fanno questo, però... Però questo a me, posso dirti, sei un meraviglioso cavallo di Troia per lanciare un messaggio. Ragazzi, se avete il quid potete emergere ovunque. Assolutamente, perché quando io ho cominciato a fare questo lavoro, per pura combinazione, io all'epoca, diciamo, andando a passeggio una domenica con mia moglie, giornata primaverile, me ne andai al mare e vidi questo campo di margherite gialle. Era una cosa bellissima, bellissima, perché era un campo enorme. Al centro di questo campo, che ci stava? Che ci stava? La mucca. No. C'era un papavero rosso. Ah, ok. Io in quel momento lì dissi a mia moglie: io, in quello che è il mio settore, la mia categoria, io diventerò quel papavero rosso. Il papavero rosso. Perché l'obiettivo, il gol ce l'avevi già bello? Assolutamente sì, perché me l'ero posto davanti già come obiettivo. Bene, bellissima metafora, mi hai fatto un grande assist, da malato pallonaro, mo in sacco e rete, dico, allora tu sei il papavero rosso, gli altri girasoli sono i tuoi colleghi. Facciamo, ma lo dico io. E poi fa, alla fine il malizioso del cattivello dopo. Ok, e che mi è cascato? Niente, tutto niente. A posto. E il malizioso e il cattivello lo devo fare. Ok, c'è il papavero rosso, Francesco Camassa, non lo dici te, cioè tu ci aspiravi, però alla fine l'universo mondo te l'ha riconosciuto. Intorno c'hai i papaveri gialli, che facciamo? Sono i tuoi colleghi. Domanda comoda, domanda scomoda, quale vuoi prima? Una vuole l'altra. Allora, ti faccio una domanda scomoda. Cioè, sì. Ci sono aspetti che non ti piacciono della tua categoria, dei tuoi colleghi? Sì. Quali sono? Dimmi un po' di aspetti che ti piacciono di questi macellai italiani del 2019. Quello che non mi piace tantissimo di questi colleghi, che purtroppo si trovano sicuramente anche loro in determinate situazioni, vuoi logistiche, vuoi di appartenenza per quanto riguarda la propria territorialità, però quello che io dico sempre: non bisogna svendersi per vendere un chilo di prodotto. Cercate di dare la giusta impressione al vostro cliente, cercate di dare realmente quello che è la vostra professionalità, perché solo in questo modo andrete domani a fidelizzare correttamente i vostri clienti. Ti controrispondo immedesimandomi in un macellaio romano. Sì. Sì, non svende per vende, ma io alla fine del mese la bolletta devo pagare, ti dice lui. La prima risposta che sono d'accordissimo. E che rispondiamo? Che per essere un pazzo devi osare assolutissimamente, per essere vincente devi crederci, prima tu in quello che stai facendo e poi cercare di trasmettere questo messaggio a quelli che hai di fronte. Allora, tu comandi sui tuoi clienti.
Assolutamente sì. Questi altri vengono comandati dai clienti. Questo è quello che non va bene. Allora, il grande, diciamo, incubo di tutti i macellai è la vecchietta che vuole tre etti di fettine magre. Che tipo il drago, il Giano bifronte, il drago... Assolutamente, cerchiamo di accontentare tutta la nostra vecchietta fascia va accontentata, ma... È ovvio che comunque dai, del tuo ci devi mettere sempre, ci mancherebbe altro. La vecchietta va accontentata anche lei perché è comunque sia quella potenziale cliente che domani ospiterà sempre la grande famiglia che si ritroverà a mangiare da lei. Uno una volta mi disse, Michele, io sono ostaggio delle vecchiette. C'ho un banco, ho un mercato di Roma, Roma Est, dice io sono ostaggio delle vecchiette. Punto di domanda. Come faccio a proporre certa carne? Per quale motivo, amico, sei ostaggio? Sono venuto fino a Grottaglie per avere la risposta di Francesco. Per quale motivo sei ostaggio delle vecchiette? Perché per quale motivo non ti fai una domanda e ti chiedi come mai nella mia attività mancano i giovani? Fatti la domanda, datti la risposta e comincia a muoverti verso quella direzione. I giovani sono grandi mangiatori di carne. Assolutamente, però sta di fatto che comunque sei, diciamo, schiavo delle vecchiette. Cala, torna, qui dici, poraccio, sì. C'ha ragione. Certo. Poi il tuo povero collega di Roma Est c'ha ragione. Ma io lo vedo, cioè, dai dati alla tra Instagram, Facebook, YouTube, il sito... Cioè, Bracciolini ancora c'ha target di, ovviamente maschile, ma dai 15 ai 44, quindi sta potendo un target dei giovani. Assolutamente. Quindi, ragazzi, i giovani ci stanno. Tutti i giovani, ce ne tantissimi. Poi spetta all'operatore, perché naturalmente anche in un paese come il mio, dove nel 90% delle macellerie viene venduta solo ed esclusivamente carne magra, io con la mia famiglia, anche già con mio padre, all'epoca adottammo la politica di vendere un prodotto marezzato, grasso, ma questo perché tentando di spiegare correttamente ogni volta ai nostri clienti che era quel valore aggiunto che ti dava il gusto ed il sapore alla carne. Qui io arrivo, ti faccio un cross, butto la rete testo, certo. Giro, non è grasso ma è sapore. Assolutamente sì, è la benzina dell'animale. Perfetto, già stiamo 2-0, dai, perfetto. Quindi non è grasso ma è sapore. Sti papaveri gialli... C'hanno, diciamo, sono un po' vittime di paure, chiamiamole pure ignoranza, mancanza di curiosità. No, forse non hanno, non sono riusciti a trovare le loro vie giuste per poter portare avanti il loro lavoro fatto in modo corretto. Però io ho sempre detto che c'è sempre una risposta a tutto, bisogna trovare il tempo da dedicare a quelle che sono le nostre domande. Parlando con Francesco mi viene un attimo in mente come quando dialogavo col mio professore di filosofia, sì. Solo che quello aveva trascorso il 95% della sua vita sui libri. Anch'io ho trascorso il mio 95% sulla carne. Sulla carne, ok, ma certo. Sicuramente ci hai messo qualche libro dentro perché mi piace benissimo. Sta venendo molto figa questa chiacchierata. Ora, i papaveri gialli non è che c'hanno tutti i difetti, però ci si fanno un bucio di culo. Assolutamente no, pregi, tanto no? Di cappello, perché attenzione. Quello che ha attirato la mia attenzione è stato il campo di papaveri gialli. Esattamente. Indipendentemente esattamente. Poi da quando io ho focalizzato il campo, quello che ci ho visto al centro era un'altra cosa, ma in questo momento quello che io ho visto attraversando era il campo. Altra citazione cinematografica, il postino, la metafora, hai fatto una metafora fichissima. Giacomo, secondo te li possiamo mettere Mario Brega, il postino, questi li mettiamo, tacca, ammazza. Certo, cavolo. Bene. Ce l'hanno sti pregi, uno perché se fanno un culo tanto, assolutamente, perché tanto di cappello, fate un grosso bucio tanto di culo, di cappello alla categoria, perché capisco cosa possa significare alzarsi la mattina a una certa ora, andare a letto che è diventato buio e tantissime volte ritornare a casa e vedere i propri figli a letto che magari non li hai visti per 2 giorni consecutivi. Questo è quello che succede ai nostri colleghi. Mi disse un macellaio incontrato in Emilia, mi disse, io lavoravo per un'azienda a 1200 euro al mese, sì, ero schiavo lo stesso, cioè ero schiavo, ero un dipendente, certo. Ciao soddisfazioni prossime allo zero, guadagnavo poco, a un certo punto mi sono detto, senti, lavorare per lavorare, guadagnare, torno a fare il macellaio. Ma quantomeno... era la persona più felice del mondo. Bene. Capito? Il problema è un altro, torno a fare il macellaio, non puoi metterla dentro come... come dire, come forma secondaria, per quale motivo non l'hai portato avanti fin dall'inizio e hai amato il tuo lavoro fin dall'inizio? Perché tutto quello che ti sei bruciato andando a fare il dipendente, oggi purtroppo te lo ritrovi sul tavolo, perché la vita
non ti lascia nulla lì per caso. Però nel corso della vita uno matura. Assolutamente, sono d'accordo. Gli cambiano le priorità, ci mancherebbe, sono d'accordissimo. È faticoso, però io mi metto sempre nei panni di quello che so, tra o faccio il macellaio o vado al call center. Michele, è faticoso, sono d'accordo con te. Ti sei fatto 6 ore di strada per venire giù. Esatto. Anche questa è fatica. Sì, quello sì. Farsi 6 ore di macchina, poi 6 ore per ritornare su. Anche questo è lavoro. 12 ore però sto a fare una lezione, un altro esame dell'università, praticamente. No. Vado alla Sapienza a Roma e dico: scusate, io ho sta chiacchierata con Camassa, mi ho dato un esame in più. Quantomeno. Quindi siamo di pregi, i pregi ce l'hanno. Sì, tantissimi, assolutamente tanto. Quello che io ho, non ho mai, non perdono la mia categoria è proprio quello, perché aspettano ancora seduti lì davanti nel proprio negozio la signora Maria che deve entrare a chiedergli questo. Oggi purtroppo il mondo della nostra categoria è cambiato tantissimo. Bisogna andare fuori, bisogna mettersi in gioco, bisogna avere il coraggio di farlo, bisogna metterci la faccia tante volte, Michele, tante volte, ma soprattutto mettersi in gioco e farsi conoscere fuori, social, tutto quello che vogliamo, ma sta di fatto che vuoi o non vuoi, una volta che cominci a seminare raccogli il tuo. Voi non potete andare in tutto il mondo, perché alla fine ci avete sempre la bottega, ma tutto il mondo può barcare la vostra, assolutamente sì, perché oggi che fortunatamente abbiamo quegli strumenti giusti che ci consentono in questo momento, seduto a stante, di essere in collegamento con Sydney e di essere in collegamento con New York. Però è qua che deve partire il collegamento, tutto. No? È da qua. Ecco perché io, quando io facevo riferimento, bisogna fermarsi un attimo e andarsi a ricercare quelle domande a cui poi dobbiamo dare quelle risposte, per quale motivo io mi trovo in una situazione così. Questo è stato anche, forse, secondo me, quel punto di forza dove la nostra categoria non è stata in grado di fare leva e far sì che comunque la grande distribuzione prendesse modo in questo che anno è capitato, in che decennio? Beh, secondo me è cominciato a succedere abbastanza a ridosso degli anni 70-80, perché lì si è cominciato a vedere la prima crescita reale di quelli che erano i primi grossi supermercati, e poi pian piano questo, tanti figli d'arte bravi che io ancora ad oggi conosco, purtroppo voi, perché i papà non davano i giusti spazi o le giuste motivazioni o i giusti input ai propri figli, allora si sono ritrovati ad andare a lavorare. Però attenzione, io rispetto tantissimo anche queste figure, ci mancherebbe altro, perché ci sono delle situazioni e condizioni dove realmente uno di questi giovani non ha avuto la fortuna di proseguire questo cammino, e purtroppo oggi mettere su un'attività in questo modo ha un costo. Ma ti chiedo, anni fa il cinema e la televisione descrivevano i macellai con le seguenti figure. Io parlo sempre da romano, quindi probabilmente questi personaggi che vi tiro fuori proprio li mettiamo in montaggio. Allora, abbiamo il macellaio di Febbre da Cavallo, Manzo Tim. Assolutamente. Poi abbiamo il macellaio di Compagni di Scuola, quello rozzissimo. Certo. I macellai di Rimini, i fratelli Bodi. I fratelli, sì. Ma a te non te lo deve al culo di essere rappresentato al cinema da quelli? A me mi sarebbero dato. Beh, ti spiego, no? Perché in quel momento la categoria era proprio quella. La categoria realmente era proprio quella lì. E tanto di cappello forse a quello che è stato fatto in quegli anni lì. Si sono caricati. Bravissimi. Si sono caricati un sacco di roba sulle spalle. Io hanno non fatto ti la nascondo che... Allora... Il momento era quello, il grado culturale sicuramente in quel momento era anche quello lì, tanto di cappello a queste persone che hanno fatto questo e anche a come sono state viste, a come sono state interpretate. Quello che non ti nascondo, che oggi mi fa profondamente male, ma tanto male, figurati che io non te lo nascondo, ma è un mio sogno nel cassetto, cercherò in tutti i modi, quando realmente riuscirò a raggiungere, mi auguro, quella notorietà giusta che mi consenta di fare questo passo, cercherò di far abolire dalla bocca dei giornalisti il nome macelleria quando succede, o macellaio quando succede qualsiasi anche quello, strage in televisione. Esattamente. Questa è una cosa che io non posso sopportare, perché non si può sentir parlare di macelleria o di macello o quant'altro in televisione facendo
Oh, scusate ragazzi, qui alti livelli, qui stiamo a livelli Accademia della Crusca trattino Marzullo. Bravo. Un milione di punti. Assolutamente. Un milione, no, di punti. Mi fa profondamente da giornalista, male, perché mi sento veramente male, perché io amo tantissimo quello che è il mio lavoro e soprattutto rispetto quella che è la mia categoria, e sentire dire queste cose in televisione mi fa veramente, mi segna profondamente. Beh, un milione di punti. Un giorno o l'altro ci riuscirò. Allora, chiamiamola così, dai, io faccio, difendo un po' la categoria mia, tu difendi la tua. Certo. È una corresponsabilità, no? Assolutamente. Tra Mario Brega che faceva il quattone. Ma il discorso è un altro, Michele. Io non sono mai riuscito a trovare quella correlazione giusta che mi potesse consentire di capire il perché di questo appellativo. Visto il cinema che raccontava, è quello il motivo. Ma ci stava tutto, perché il cinema raccontava questo su quello che era realmente l'attività del momento. Voluti. Bravo, ed è questo. Ma la correlazione tra questo ed una strage di innocenti, io non riesco a capire il nesso della situazione. Perché macelleria, macello, sangue, eccolo là. Forse l'italiano qui non va aiutato. Adesso gli spagnoli che dicono sacrificato, sono gran parte. Diverso. No? Allora, apro parentesi, nelle etichette, in Italia vedete, nato, allevato, macellato. Certo. Gli spagnoli, anche diciamo in virtù di un regalo della loro lingua, no? Certo. Scrivono nato, allevato, sacrificato. Starà sacrificato e macellato, a mio avviso non è la stessa cosa. Ci sono delle differenze. Sacrificio, c'è da lavorare. Sacrificio vuol dire sacrificato per un senso, un qualcosa. Esattamente, esattamente. Guarda qua, ragazzi. Questa intervista la dovete condividere, perché dobbiamo far diventare sempre più famoso Francesco, perché c'ha una battaglia da portare avanti a favore della macelleria. E con questo mio annuncio ce ne iniziamo l'intervista. Allora, torniamo indietro. E vabbè, abbiamo detto dei pregi, sono gran lavoratori. Assolutamente. Usano sì. I social meglio, cioè stanno a parà. Io in questo momento non ti nascondo che non riuscirei a gestire correttamente tutto il mio lavoro, compreso questo, quello, quant'altro. Per quanto riguarda il social, io ho sempre detto che ognuno deve fare il proprio, ma fatto in un certo modo. Mi appoggio a delle figure che mi portano avanti. Senti, il lavoro. Tu quanti figli c'hai? Due. Una ha fatto l'università, chi l'ha fatta? Una si è appena laureata a Roma e l'altra ha cominciato l'università a Milano. Secondo te, passare ore sui libri, sì, può aiutare un macellaio a migliorare? Magari viene da altri mondi, attenzione, fatto una universitaria, però... Premesso che io non sono un universitario, non sono un liceale, ma io non mi vergogno a dirlo, io ho la mia bella terza media, perché in quel momento lì, questo era quello... Bisogna andare a lavorare. Assolutamente, okay. Perché non so se fortunatamente o sfortunatamente, o perché in quel momento doveva succedere realmente questo, quando io mi presentai con i documenti dell'iscrizione delle scuole superiori, mio padre mi disse... Non è il momento, Francesco, adesso te abbiamo. Lo disse in dialetto? Sì, sì. Come te lo disse? Non c'è cosa, mo. Poi, non c'è cosa, mo. Non è il momento di pensare a questo. Oh, non avrei fatto il liceo all'università, ma non hai sbagliato un congiuntivo, un condizionale, c'è una consecutio temporum, questa che è meglio della mia. Bravo. E il discorso è questo qui. Questo non vuol dire che tutti i macellai, in questo caso chiunque, possa essere un classico diplomato, un semplice, che ti devo dire, per dire semplice, anche laureato o quant'altro. Secondo me è tutta una questione di dedizione a quello che si vuole fare. Dedizione. Io ho comprato, che ti devo dire, milioni di libri. Ne vuoi sapere un'altra? Io sì, l'inglese qualcosa lo capisco, ma ho comprato più libri in inglese e poi pian piano lì mi sono messo. Bravo. Perché avevo bisogno di capire, avevo bisogno di tradurre e volevo capire il senso reale di quello che stavo guardando con l'immagine. Tanta curiosità. Assolutamente, alla base di tutto. Sì. Curiosità, curiosità sempre. Santo, un grande mio cruccio è che nella scuola italiana non ti insegnano ad essere curiosi. Lì, visto che ci devi nascere, un po' la famiglia, non so se sei d'accordo. Penso proprio di sì. Ci devi nascere. Penso proprio di la sì. La famiglia. Lì è una cosa intrinseca di ogni singolo individuo. Ma ce l'hai curioso, vince sempre. Sì, okay. Sì, perché curiosità vuol dire anche sperimentare. La sperimentazione ti porta ad avere dei risultati che magari fino a ieri che lo stavi solo pensando e per te potevano essere quelle cose inimmaginabili, ma l'osare ti porta a dire sì, attenzione, questo non vuol dire che tutte le ciambelle riescono col buco, ci mancherebbe altro, ma comunque sia, sta di fatto che tu hai
una prova in più del tuo collega a fianco. Mi sono rimaste due curiosità, poi andiamo a mangiare, che c'ho una certa fame pure. Giacomo, cioè, senti qua, i borbottii dello stomaco arrivano fin qua. Allora, la prima, diciamo, con la quale volevo chiudere, la frullatura, te la faccio per ultimo la domanda. La seconda è la gestione di una macelleria. Con estremo interesse vedo che entro in una macelleria, c'è sempre il banco carni, ovviamente, che è il core business, ma intorno quelli bravi ci mettono il vino, la senape, l'aceto, balsamico, tu ci metti addirittura, vedo che c'hai le chips per affumicare, fantastico, sì. È meraviglioso, spezie. Un macellaio oggi, in teoria, il core business della carne quanto deve essere nella sua macelleria? Attenzione. E il core business in percentuale. Il discorso rimane sempre questo qua. Se tu entri il per core la, business entri della per carne, la bistecca, ci sta. Qui si entra proprio in pieno settore marketing allo stato puro. Io ci ho dedicato, come ben vedi nella mia piccola cantinetta qua, ci ho dedicato intorno al mio 15% orientativamente. Tu punti su, questa è una domanda che può interessare ai macellai, con no? Quello che io oggi mi ritrovo nel mio banco a livello di bistecche, giustamente parliamo di bistecche che hanno un certo pregio, un certo livello. Beh, e soprattutto un certo costo. Tu c'hai bistecche super wow, no? Giustamente. Cosa vuol dire questo? Che mi arriva il classico cliente di turno che entra qui e mi chiede: cosa vuoi che ti dica? Una Barrosa, una Rubbia. Giacomo, mi ammazzerà. Qui mi ho preso la prima boccetta a caso. Che è? Questo è un aceto balsamico. Che roba è? Sì, questo è un aceto balsamico di Modena. Cioè, assolutamente. Sì. Questa è roba di. Ok, questo, sta boccetta nella macelleria di Francesco. Vabbè, non è, viene poco, costa poco meno di 30 euro, no? Perfetto. Però questo aceto balsamico di Modena si trova solo in determinate salsamenterie per un certo gusto. Ma no? Certo, e poi naturalmente qui siamo questo su... Questo aiuta? Qui migliora? Tantissimo, qui siamo su, assolutamente sì, qui siamo su una linea media di aceto, ci mancherebbe altro, come anche sulla bottiglieria abbiamo dei vini che possono spaziare dalle classiche 10 aiuta, euro aiuta, a aiuta. Salire, ma è ovvio, chi entra che ha bisogno di un paio di bistecche perché vuole farsi la sua serata in un certo modo, è ovvio che non è che viene, si compra la bistecca e finisce lì, ruota attorno del vino ruota, perfetto, sale, assolutamente aceto. Sì, e vuoi o non vuoi, sono quelle cose che sì, di complemento, ma che comunque non possono mancare. Ok, perché alla fine del mese poi alla fine fanno una parziale cassa. Assolutamente, fine mese, fine anno, anche loro hanno. Secondo me anche chiusure. Questo rende migliori, più fighe le macellerie, no? Certo, certo, perché comunque l'impatto visivo che il cliente ha non appena entra è ben altro, è ben differente da quello che può essere dentro sta macelleria. L'impatto visivo è mostruosamente figo. Uno viene rincoglionito da elementi, no? Pam, pam, pam. Uno come me perde l'uso del portafoglio qua dentro. Cioè, ma attenzione, esco felice. Cioè, qui, almeno quello. Qui arrivo, io allora, spendo un sacco di soldi, esco e so felice. Il discorso è un altro: dove c'è gusto, non c'è perdenza. Infatti, e basta. Infatti, questo. Bravo. Ultima domanda sulla frullatura. Sì. Mi hai detto prima, ho iniziato a pensare e studiare la frullatura 23 anni fa. Sì. C'era ancora la lira? C'era ancora la lira. E se all'epoca la gente si spaventava nel vedere la bistecca scura, sì. Comunque oggi si spaventano ancora. Michele, 23 anni fa quando io ho cominciato, ti potrà sembrare strano quanto sto per dirti. Dimmi. Io ho tirato fuori le mie prime bistecche a distanza di 5 anni. Perché anche io avevo timore di mettere in esposizione questo prodotto. Quindi, parliamo di anni, calendario alla mano, inizi a pensare alla frullatura nel... 23 anni fa sono cominciati i miei lavori di sperimentazione, tutto ciò che io mettevo in produzione lo consumavamo o in famiglia o cene con amici o quant'altro. Ho cominciato... 1996? Assolutamente sì. E tu hai messo sul banco la prima... Per la precisione ho cominciato 97, per essere corretto. 1997 tu inizi a sperimentare la prima bistecca, la metti nel banco... Non l'ho mai messa al banco. Dopo 5 anni io ho cominciato a tirare fuori i miei prodotti per presentarli ai miei clienti. 5 per anni di studio. 5 anni di lavori su. Perché tutto ciò che veniva fatto veniva mangiato, assaggiato da noi. Perché in questi 5 anni tantissime cose belle, ma non ti nascondo, tantissime anche fregature. Cose. Assolutamente sì. Perché tu sei partendo, balli, no? Ma ci mancherebbe altro. Non sarei me stesso a dire una roba del genere. Me ne guarderei bene. Le domande più frequenti che ci fanno è: allora, ma è una moda sta frullatura?
Beh, oddio, moda cominciata 20 anni fa, non direi più che è una moda. Negli Stati Uniti quant'è che la facevano? Beh, negli anglofoni, assolutamente sì, negli Stati Uniti forse anche molto prima di noi, perché io ho trovato gente di una certa età che è venuta qui da me a far spesa, che arrivava da quelle parti, e mi dicevano finalmente siamo riusciti a trovare non un è una posto, moda. Assolutissimamente no. Due, ma è in marcia sta carne? La bistecca di Tutankhamon, le cose più carine. È la bistecca di Tutankhamon. Se fuori mi nonno dalla bara, c'ho la bistecca. Queste risposte, purtroppo, sai che cosa succede? Succede che a me mi viene da ridere, perché purtroppo capisco che quando di base non si ha quella cultura, quella formazione, quell'informazione giusta, ci si mette un attimo a dare queste risposte. Diversamente, no. Assolutamente no. Assolutamente no. Uno, due, oddio, c'aveva la terza mano. Ah, ecco, ma. Se io devo spiegare la frullatura a qualcuno, certo. Dimmi se questo paragone regge. Sì. È un po' come spiegare il vino in barrique che fa botte e quindi sviluppa. Diciamo che quello che succede realmente nella trasformazione dei vini, quello che succede realmente nella trasformazione dei formaggi, è pari la stessissima cosa che avviene nel mondo delle carni. Okay. È la stessissima cosa. Quindi a un neofite che mi dice: ma cos'è la frullatura? Se uno gli dice: guarda, è come quando metti il vino in barrique, per fargli intendere. Ci sono vini che hanno necessità di essere bevuti giovani, che non sopportano l'invecchiamento. In questo caso, anche qui noi abbiamo degli animali che hanno necessità di essere venduti tutto, da no, giovani, da freschi. Non ci starebbero 23 anni di studio, altrimenti. No, ci mancherebbe altro. Non a caso, ultima chicca, finalmente sono riuscito a portare un maiale oltre i 150 giorni di maturazione ed è venuta fuori una gran bella cosa. E quindi frulliamo pure il maiale. Certo. E Giacomo, abbiamo detto tutto? Come è andato? Va bene, ragazzo? Sì. Perfetto. Perfetto? Meno male. Sei un attore consumato. No! Ti vedrei bene pure in qualche reality. Ah, scusami tanto, visto che ci sono la domanda, pure i reality non vanno fatto un grosso regalo, perché io non ho mai visto macellai nei reality. E c'è va un chef, c'è va il pasticcere, c'è va. Beh, diciamo che comunque sia il nostro rappresentante reality, in questo caso è Luca Terni, c'è stato il nostro Roberto Passeretta, comunque da MasterChef, sì, ma reality vero e proprio no. Dovete lavorarci ancora un po'. Non abbiamo questa intenzione di lavorarci, figurati. Va bene. Abbiamo detto tutto, andiamo a mangiare. Assolutissimamente sì, perché la griglia ci aspetta adesso. Adesso andiamo semplicemente a fare la scelta di quello che mangeremo. E questa non ve lo famo vedere. Assolutamente no. Spegniamo le telecamere.